Sicilia, un'isola attraversata da mille contraddizioni, incomprensibile a chi cerca di tracciarne i suoi profili, la sua storia. Parla di questo l'ultima fatica letteraria di Enzo Russo, Incomprensibile Sicilia, che è stata presentata nell'Aula Magna del Centro Culturale Polivalente Michele Abate. Una lettera datata 1167 e poi vicende pubbliche e private che si intrecciano fino ad arrivare ai più recenti fatti di cronaca e ciò che racconta lo scrittore nisseno tracciando un percorso che si propone di decifrare i luoghi e le persone che nei secoli, come dice Enzo Russo nell'opera, hanno reso la Sicilia sempre meno comprensibile a chi cercava di decifrarne la fisionomia. Tempo fa ho parlato con una persona, un alto funzionario che è passato da Caltanissetta, è stato qui per un paio d'anni e mi diceva: più passa il tempo e meno riesco ad ambientarmi. È una terra complessa, con una storia complessa, in cui ogni gesto ha un suo significato, in cui ci sono tante sfoglie di cipolla una sull'altro, tante culture, tante realtà, e quindi non è facile nemmeno per noi. A volte sento giudizi che mi lasciano esterrefatto. Io tra l'altro vivo metà dell'anno qui e metà dell'anno in Lombardia e mi accorgo che a volte i giudizi errati o superficiali o comunque non molto personali ne sento più qui che al nord, dove forse la mancanza di coinvolgimento crea una maggiore facilità di giudizio. Una Sicilia incomprensibile soltanto agli occhi di chi rassegnato smette di capire le contraddizioni che la attraversano, ha commentato il magistrato Giovan Battista Tona, che ha moderato l'incontro con l'autore di Un uomo di rispetto, nato in Sicilia, Saluti da Palermo, Memorie di un traditore, Niente per cui morire. È molto interessante il lavoro che è stato fatto da Enzo Russo nel cercare di dare una spiegazione a questa Sicilia che viene definita incomprensibile. La verità è che viene raccontato più che altro il fatto che in tanti non hanno saputo, non hanno voluto comprenderla. Ce n'è per tutti, ci si sofferma molto sulla incapacità di comprendere la Sicilia da parte di coloro che guardano la Sicilia da lontano e con pregiudizio. Ma c'è anche, questa forse è la parte più interessante, una critica molto serrata nei confronti degli stessi siciliani che non vogliono comprendere la loro terra e si abbandonano molto spesso a questa idea della, un po' rassegnata, di questa terra indecifrabile e per la quale non si può fare molto perché tanto non cambia nulla.